Come sta davvero Kate Middleton? La situazione si aggrava sempre di più, la frase del principe William sui figli fa pensare al peggio. Cresce la preoccupazione dei sudditi e del resto del mondo nei confronti della principessa del Galles Kate Middleton, ancora alle prese nella sua lotta contro il cancro. Dopo l'intervento all'addome dello scorso gennaio e l'annuncio della malattia a marzo, la moglie di William si starebbe ora sottoponendo a chemioterapia preventiva. Di recente è giunta notizia che gli effetti delle cure si starebbero facendo sempre più evidenti, tanto che Kate avrebbe di fatto perso 15 kg diventando quasi irriconoscibile. Inoltre, secondo fonti vicine a palazzo, l'agenda della principessa dovrebbe rimanere vuota almeno fino al 2025. Un altro dato tutt'altro che rassicurante che farebbe pensare ad un peggioramento delle condizioni fisiche della Middleton. A tutto ciò si aggiungerebbe una frase pronunciata dal principe William sul conto dei figli. Delle parole che fanno davvero gelare il sangue. Come sta Kate Middleton? La frase di William sui figli fa pensare al peggio. Che le condizioni di salute di Kate Middleton siano gravi sarebbe un fatto appurato. Se in un primo momento si era pensato che la principessa potesse tornare a ricoprire i ruoli pubblici da dopo Pasqua, è ormai parso evidente che per guarire del tutto dalla malattia e recuperare le forze ci vorrà molto più tempo. Fonti vicine alla famiglia reale, a tal proposito, hanno fatto sapere che la moglie di William non tornerà a lavoro prima del 2025 o quantomeno non prima di ricevere il via libera dai medici. I segnali dunque non sarebbero incoraggianti. Anche l'erede al trono, nonostante in pubblico si mostri sempre sorridente dovendo far fronte agli innumerevoli impegni che il suo ruolo gli impone, sarebbe alquanto preoccupato per la moglie. Negli ultimi mesi, infatti, ha più volte rinunciato a partecipare ad eventi importanti per restare accanto a Kate. Stando a quanto riportato da Diva e Donna, il principe sarebbe disperato. In privato si starebbe lasciando andare ad attimi di profondo sconforto. Nei momenti migliori si immagina fuori dall'incubo, si legge sulle pagine del settimanale. Quando i figli vanno a letto la sera la coppia fa progetti per il futuro. Quando però non riesce a mantenere alto l'umore, William rinnova alla moglie la sua promessa: qualunque cosa accada mi occuperò io dei bambini. Una frase che fa letteralmente gelare il sangue ai sudditi inglesi e al resto del mondo, ma che riflette alla perfezione lo stato d'animo dei principi del Galles negli ultimi mesi. Kate, dal canto suo, cerca di farsi forza e di infondere fiducia anche al marito. La speranza è che possa guarire e riprendersi quanto prima per lei, per la sua famiglia e per il futuro della monarchia inglese.